Teresa Anna Pugliese, adesso Francesco Monte fa il gentiluomo tradito, ma quando stavamo insieme fu lui a tradire me. Teresa Anna Pugliese contro Francesco Monte dopo il tradimento di Cecilia Rodriguez al Grande Fratello VIP. Dopo le frecciatine sui social network, Teresa Anna Pugliese ha apertamente parlato della storia tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez. Lo ha fatto col settimanale Di Più, al quale ha rilasciato un'intervista diretta e schietta, senza troppi peli sulla lingua. L'ex tronista di Uomini e Donne ha attaccato pubblicamente l'ex corteggiatore e fidanzato, ricordando quel vecchio tradimento ai suoi danni. Oggi Teresa Anna è felice accanto al compagno Giovanni e al figlio Francesco, chiamato così in onore del suocero, ma non ha dimenticato il dolore provato tanti anni fa. Quando, dopo un intenso anno passato insieme, venne tradita da Monte. Un tradimento tra l'altro scoperto casualmente alla corte di Maria De Filippi, durante un'ospitata della coppia. Un brutto colpo per la diretta interessata, ma soprattutto per i fan che fin da subito hanno creduto in questo legame. Ora Francesco Monte fa la vittima, il cane bastonato. Ma quando stavamo insieme è stato lui a fare a me quello che adesso Cecilia ha fatto a lui. Chi la fa l'aspetti, e ha dichiarato Teresa Anna alla rivista diretta da Sandro Maier. Sicuramente prima di confrontarsi in diretta con Cecilia e Ignazio si è scritto il discorso. Ha evitato di apparire come un innamorato debole. Ha scelto il modo più elegante per reagire e mi sembra che ne stia uscendo alla grande, ha aggiunto la Pugliese. Che ha confidato di aver scoperto di un tradimento da parte di Monte nel settembre del 2013, durante un'ospitata a Uomini e Donne. In studio si presentò infatti una ragazza che sosteneva di essere stata con Francesco da sola in una camera d'albergo dopo una sua serata in discoteca. Dopo quella scoperta, Teresa Anna ha immediatamente chiuso la relazione. Uomini e Donne, Teresa Anna Pugliese torna a parlare di Francesco Monte. Dopo averlo lasciato, Teresa Anna e Francesco non si sono più sentiti né incontrati. Anche perché, appena un mese dopo, lui stava già con Cecilia. Mi aveva dimenticato in fretta. Sarà pure l'idolo di internet, ma con me non è stato così gentiluomo come tanti lo dipingono ora, e ha puntualizzato la Pugliese. La ragazza è da tempo lontana dal mondo della televisione, per scelta ha deciso di lasciare il piccolo schermo. Si è concentrata sulla sua famiglia e sugli studi, le mancano 4 esami alla laurea in scienze dell'educazione. Come rivelato nell'ultima intervista, Teresa Anna sogna di aprire una scuola per l'infanzia, ma non disdegna di partecipare ad un reality show. Diventerà forse una concorrente del Grande Fratello VIP 3.